Ebbene sì, in anteprima mondiale ho provato Poco F3 Pro. Eccolo qui, no, sto scherzando ovviamente, lui è Xiaomi Mi 11i che è arrivato ufficialmente in Italia, ma che è possibile considerarlo effettivamente come un Poco F3 Pro, sia perché il prezzo non è proprio altissimo, anche se ci arriviamo, sia perché ha tanto in condivisione con il Poco F3. Adesso vi spiego tutto e soprattutto vi dico cosa cambia rispetto a quest'ultimo. Iniziamo. Allora, esteticamente non cambia assolutamente nulla, è un Poco F3 fatto e finito. Anche a livello di rifiniture è uno smartphone valido, però proprio identico al F3 che costa poco più di 300 euro. Lo sapete, a me questo design non mi fa impazzire, anche perché comunque trattiene molto le impronte ed è poi il classico Xiaomi, quindi si differenzia ben poco. Pesa 196 grammi, frontalmente il display resta AMOLED, anzi è proprio lo stesso display del Poco F3, 6,67 pollici, Full HD Plus, HDR10 Plus, refresh rate a 120 Hz. Un buon display, ma se sulla carta c'è scritto che arriva fino a 1300 nits di picco massimo, ecco che nella realtà dei fatti non sembra poi così luminoso, quindi non so se sia un po' castrato oppure no, però il comportamento è identico come sul Poco F3. E proprio allo stesso modo, che problema abbiamo? Quello della poca omogeneità del display, quindi si vedono degli aloni verdastri, rossastri quando lo portiamo su livelli di luminosità molto bassi e andiamo a riprodurre delle tinte grigie. Insomma, non sembra proprio un pannello di estrema qualità e l'abbiamo visto anche nel confronto di alcuni giorni fa con tanti altri smartphone top di gamma economici. Allo stesso modo anche il sensore di impronte è collocato sulla destra, ma è fulmineo, anzi di più, davvero reattivo e rapido. Potrebbe essere un po' scomodo per i mancini, però comunque funziona bene e questo è importante. Restano poi validi lo speaker principale, che in accoppiata con la capsula auricolare riproduce in altoparlante un audio stereo di discreta qualità, e il feedback di vibrazione. Meno efficace invece il sensore di prossimità, anche qui non presente di tipo ottico, ma con il meccanismo ultrasuoni, per cui vi assicuro che durante camminate, se fate delle chiamate durante delle camminate, sicuramente vi capiterà di riaccendere il display, vedere comparire cose strane, cliccare pulsanti, insomma al classico situazione un po' stressante. Mentre a livello software c'è Android 11 con interfaccia grafica MIUI 12.5, è arrivata proprio in questi giorni e così come sugli altri smartphone, ho fatto un video sulla MIUI 12.5 e su quali novità ha portato, quali miglioramenti ha portato e quali nuovi bug ha portato, qui ho trovato praticamente lo stesso comportamento. Quindi la maggior parte dei bug sono stati risolti, come il picture in picture di sistema che non funzionava e il problema delle notifiche doppie di WhatsApp. Viene però introdotto anche il problema nella tendina delle notifiche, per cui quando andiamo a togliere il player musicale resta questo spazio vuoto. È risolvibile tramite computer, riga di comando, però non è assolutamente una procedura molto semplice. Speriamo che Xiaomi rilasci un aggiornamento correttivo a breve, perché è un po' antipatico. Detto ciò, poi nelle impostazioni ci sono le classiche voci, quindi la possibilità di clonare le applicazioni, così utilizzare più account sui vari social network, il turbo videogiochi, per cui in gaming vengono aumentate, migliorate le performance, e tutte le varie funzionalità all'interno delle impostazioni, come anche il super wallpaper. Il primo grande cambiamento rispetto a Poco F3 è il processore. Snapdragon 888 presente su Xiaomi Mi 11i, Snapdragon 870 su Poco F3. Dirvi quale sia il migliore è un po' difficile, perché come già vi ho detto molte volte, lo Snapdragon 888 è un processore che non è uscito col buco, perché sì, le performance sono migliori rispetto allo Snapdragon 870, ma c'è anche qui il problema del surriscaldamento, per cui quando utilizziamo con tanto stress lo smartphone raggiunge temperature più elevate rispetto a un 870 presente sul Poco F3, che invece è più calmerato sia nelle prestazioni, quindi leggermente più basse, ma soprattutto nelle temperature, e quindi potrebbe risultare preferibile soprattutto in vista dell'estate. Cambia anche la memoria interna: 8 128, 8 256 GB rispetto ai 6 128 e 8 256 del Poco F3. Resta però la memoria di tipo UFS 3.1, quindi assolutamente promosso da questo punto di vista. Allo stesso modo restano invariate anche le porte e le connettività, quindi
C'è l'USB Type-C, anche qui 2.0, quindi senza uscita video, il Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2 e ovviamente connettività GPS e compagnia cantante. E, insomma, uno smartphone che dal punto di vista della connettività è completo, anche qui supporta 4G, 4G Plus, 5G. Purtroppo l'unica mancanza effettivamente è questa porta Type-C che è solo 2.0. Ah, non manca anche il trasmettitore infrarossi qui sulla parte superiore. Altra differenza di Xiaomi Mi 11i è il comparto fotografico, ma solo un sensore cambia, gli altri due restano invariati, ovvero quello principale che invece di essere da 64 megapixel come su Poco F3 è da 108 megapixel, restano invariati invece la fotocamera ultra grandangolare e il sensore macro. E a livello qualitativo non ci siamo poi un granché, la ultra grandangolare è quella più debole dello smartphone, ma così lo era anche su Poco F3, dove di notte non riesce proprio a tirare fuori dei dettagli, anzi nella modalità notturna fa anche un brutto lavoro di impastamento di questi dettagli, per cui la foto è praticamente inguardabile. Molto meglio il sensore principale, effettivamente qui invece c'è un miglioramento rispetto al Poco F3, ma nemmeno poi così eccezionale. Diciamo che l'unico vantaggio è quello di poter scattare effettivamente a 108 megapixel e quindi avere fotografie più definite. Resta qualche problema con l'HDR, dove i forti contrasti non riesce a regolarli a sufficienza, mentre le macro vengono abbastanza bene. Tra l'altro il sensore macro ha la possibilità anche di messa a fuoco, quindi diciamo che riesce anche a tirare fuori un po' di dettaglio, perché riesce a mettere a fuoco il soggetto. Grazie al sensore principale da 108 megapixel poi ha un'altra funzionalità in più rispetto al Poco F3, ovvero la possibilità di registrare video in 8K a 30 fps, che non sono il massimo della qualità, però comunque è una possibilità in più che si ha. Anche la batteria è la stessa, 4520 mAh con ricarica rapida 33 W, quindi in un'oretta e 10 più o meno lo ricaricate da 0 a 100. Batteria identica, autonomia leggermente diversa, probabilmente a causa dello Snapdragon 888 che consuma un pochettino di più, per cui lui non supera quasi mai le 5 ore e mezza di display acceso. A volte ha difficoltà a arrivare a 5 ore, molto più facile 4 ore e mezza. Quindi la giornata sì, la copre, però non come il Poco F3 che arrivava tranquillamente anche sopra le 6 ore di schermo acceso. Detto ciò, potete allungare la vita giornaliera dello smartphone andando a impostare il refresh rate a 60 Hz, piuttosto che attivare la modalità notte, oppure una delle numerose modalità di risparmio energetico che a volte però sono anche molto aggressive. Ed eccoci alla conclusione di questo Xiaomi Mi 11i che io avrei portato sul mercato col nome di Poco F3 Pro e avrei limato un paio di cosette, ovvero il sensore ultra grandangolare della fotocamera e il sensore di prossimità per evitare di avere questi problemi con il meccanismo a ultrasuoni. Limate queste due cose e magari fate anche alcune correzioni software, questo doveva essere il Poco F3 Pro flagship killer che doveva andare direttamente contro il Realme GT, che invece gli si lascia in questo modo campo aperto, anche perché lui ha un prezzo tra i 500 e i 650 euro in base alle versioni, quindi un prezzo molto alto, è andato in offerta a 499 durante il Prime Day, ma è un'offerta che immagino non ricapiterà se non fra qualche mese, quindi insomma mi aspettavo un po' di più e devo dire che tanto vale puntare su un Mi 11 oppure su appunto un Realme GT, oppure tanto vale comprarsi un Poco F3 visto che sia anche un miglior processore, diciamo, a livello di equilibrio. Ma questa era un po' la mia recensione, fate sapere la vostra nei commenti, sono curioso, lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Un saluto da Michele, brutoandroid.net.